avanti, ancora devo realizzare. Dove si sta andando? Che direzione si sta prendendo? Abbiamo visto la sfida della sostenibilità, abbiamo visto quanta cura ci voglia nel realizzare delle creature, delle creazioni e dei prodotti che sono prestigiosi. Tutto questo richiede naturalmente un'alta competenza, ma anche la capacità di saper guardare lontano. Beh, allora, la sostenibilità è una sfida. Io, nell'occasione dell'incontro del tavolo della moda al Ministero, ho affermato che uno dei nuovi connotati del Made in Italy deve essere la sostenibilità, perché noi siamo bravi in questo. Abbiamo realtà come quella, ad esempio, del territorio di Prato, dove io vivo, ma lo stesso territorio di Biella, che nella sostenibilità, nel nuovo modo di produrre, hanno fatto una nuova strategia industriale delle imprese. Quindi dobbiamo andare per forza verso questa direzione. È un territorio in cui è difficile comunque, perché ancora oggi, da un punto di vista normativo, sono ancora troppi i paletti che abbiamo, che hanno le nostre imprese, per restare, come posso dire, all'avanguardia anche da un punto di vista sostenibile. Il presidente Gatti, il presidente della Confartigianato di Biella, tra l'altro voi da pochissimo avete ospitato un evento enorme, non vorrei sbagliare, ma sono più di 30 le nazioni che avete ospitato, quindi che sono rimaste coinvolte, sarti, siamo intorno ai 300, 260, 270 sarti, quindi vuol dire che c'è stata una partecipazione enorme, con una partnership anche con il Casinò di Sanremo. Le posso chiedere, Presidente, che tendenze avete intravisto, che cosa si è capito in questa occasione? Perché avere un consesso come quello, molto internazionale, con uno scambio e anche una condivisione di idee, di tendenze, fa capire anche qual è la direzione. Che cosa avete intravisto? Allora, sono stati 5 giorni intensi, esattamente un mese fa, dall'1 al 5 di agosto. La nostra città ha ospitato la 39ª edizione del Congresso Internazionale dei Sarti, che è organizzato dalla World Federation of Master Tailors. È la prima volta che riesco a dirla per intero senza sbagliarmi. Allora, quello che è emerso è un incontro pochissimo, visto che è stato nominato Casinò di Sanremo più volte, e io ringrazio per la partecipazione illustre del Casinò durante questo congresso, perché è stata una dei protagonisti, la dottoressa Marzia Taruffi, nel raccontare naturalmente il libro che ha scritto, ma tutta la storia che è partita dal 1952 con dalla prima edizione in avanti del Festival della Moda Maschile di Sanremo. Allora, alla dottoressa Taruffi mi sono stati regalati 2 applausi, ma io me ne chiedo un terzo, perché lei è cavaliere della Repubblica. Dell'evento. Il tema è lo stesso tema di questa giornata, cioè l'ecosostenibilità. Tutti i sarti sostengono, ed è la verità, che sono i primi ad essere sostenibili. Un capo fatto su misura non ha scarto, ma soprattutto è un capo che dura nel tempo, perché il sarto usa un tessuto solitamente pregiato. Noi abbiamo più volte parlato dei tessuti biellesi, che sono tra i migliori del mondo, ne produciamo 36.000 km all'anno. Per 4.000 km non riusciamo a fare il giro del mondo, ma ci arriveremo. E quindi sono numeri molto importanti. E questi capi che vengono realizzati da questi sarti provenienti da tutto il mondo, sono quelli che comunque fanno durare nel tempo, perché un capo sartoriale dura per sempre. Cambia la moda, si modifica in qualche modo, piuttosto che sostituirlo. Quindi, che veniva con il suo elicottero a casa sua a prendere le misure, non si muoveva lui, e poi anche di Sergio Colombiano. Vorrei dire una cosa, chi ha dei ragazzi che le piace vedere l'abito ben fatto, fategli fare questo mestiere che ha un avvenire, lo fa a casa sua, non ha bisogno di grandi spese per attrezzare un laboratorio, è un lavoro che
soddisfazione. Io l'ho fatto per passione, anche se mio nonno faceva il sarto e aveva iniziato nel 1875 a Pratrivero. Io ho continuato mio papà e poi ho preso io. Ma io se dovessi iniziare la farei la medesima cosa. Che bello! Perché mi ha dato tanta soddisfazione. Nel vero senso della parola, che hanno resistenza e